mister, ti aspettavi di essere a questo punto? Perché immagino che tu sia contento di aver visto 90 minuti in una squadra corta, aggressiva, in grado anche di soffrire, di tener campo. Sì, sì, no. Abbiamo interpretato bene, dai, è stato un ottimo allenamento per tutte e due le squadre, quindi è importante trovare linee di passaggio, le uscite nel pressing, eccetera, con una squadra che comunque ti mette in difficoltà, quindi è stato interessante trovare anche altre soluzioni durante la partita e sono stati bravi a interpretare quello che avevamo fatto in settimana. Ma la cosa importante è che non si sia fatto male a nessuno da entrambe le squadre, che sia stato un bel allenamento, insomma, poi i risultati adesso li sappiamo che contano, però fino a un certo punto di conseguenza portiamo a casa comunque la prestazione, che è stata buona sotto tutti gli aspetti da parte di tutti i ragazzi. Okay. Grande applicazione, perché tutto quello che ho chiesto lo stanno interpretando molto bene, ci saranno ovviamente ancora degli alti e bassi, però insomma hanno fatto un po' tutti il loro dovere, chi ha giocato da subito, chi è entrato dopo. Sto cercando di portare, come vi avevo detto all'inizio, il maggior possibile di giocatori a una forma decente, insomma, per l'inizio. Poi è chiaro che non posso pretendere che siano ancora al 100%, perché ti possono durare un'ora, 75 minuti a questi ritmi di visto. Anche la mediana giovane, secondo tempo, non solo quantità, anche qualità. Sì, abbiamo cercato di costruire lo stesso e comunque andare in una pressione abbastanza alta, e quindi contento di questo, incutere coraggio nei giocatori, le cose che mi piace di più, e se vengo seguito loro raccolgono, e questa è la cosa che mi rende contento. Quando vedo i giocatori comunque vanno in pressing, poi rubano, abbiamo recuperato tanti palloni, tante volte la palla era loro e abbiamo fatto dei falli inutili, e quindi dobbiamo cercare di essere un po' più pazienti, però bene, dai. E infine, anzi, due cose. Una, fattore pubblico, non si vedeva da un anno, quindi bello anche per sì, dai, finalmente. Anche se non erano tantissimi, però è sempre una gioia iniziare con la gente, anche perché comunque non si può pretendere che il 13 agosto anche ci sia più di tanto, però comunque ha fatto piacere che la curva c'era in gran massa, quelli che contano, e quindi contento perché ci hanno incitato ed è così che fai autostima e prendi consapevolezza dei tuoi mezzi. Se c'è anche il supporto del pubblico, finalmente ti dà quella mano in più, no? per lavorare bene e essere soddisfatti. Infine, su Mastroianni, di cui si parla da un mese e mezzo, insomma, voci su voci, diciamo, un gol importante anche per lui in questo precampionato, perché secondo me un po' si vedeva che lo voleva questo gol, anche se siamo in partite che sì, dai, c'è appunto chi sta bene già fisicamente, chi è un po' più indietro, loro che hanno i fisici un po' più importanti fanno un po' più fatica, però dai, ormai siamo alla quarta settimana e tra la settimana prossima c'è già la prima partita che conta, quindi è normale che si devono mettere a posto. Adesso è giusto che si riposino questi giorni e partiremo con la settimana normale finalmente, quindi dobbiamo prendere il nostro trend di intensità sia senza palla che con la palla. Ci stiamo arrivando, non siamo ancora al top, però direi che non avrei preferito farne altre di amichevoli così intense, perché comunque siamo di fronte a una squadra che se li fai giocare vai dietro o prendi 5 gol. Quindi è stato bello e importante quello, che siano consapevoli del fatto che se gli togli spazio alla gente che ha qualità è più brava, perché quasi tutta la squadra avversaria l'anno scorso giocava in Serie B. Quindi. Diana ha detto che giochiamo a uomo in maniera moderna. No, mi ringrazio, un bel complimento, nel senso, io l'ho sempre fatto e sono contento perché l'ho fatto da giocatore e ho vinto 5 campionati, e quindi
qualcosa mi hanno tramandato i miei ex allenatori, e lui è un tipo di allenatore che non piace molto, perché era partito, loro erano partiti bene comunque, perché non eravamo puliti nelle uscite, e poi c'è stato il cooling break e abbiamo messo a posto delle cose, però quel periodo, in quel momento lì non eravamo messi benissimo, dal quindicesimo al ventesimo. Dopo ci siamo sistemati, perché appunto ha fatto un paio di movimenti che ci hanno messo in difficoltà. Masini è già, vabbè, è un brevidinio, per cui è già Masini ormai è in forma campionato da giugno, non smette mai, lui continua a correre anche a casa, quindi deve solo imparare ad usare le forze, perché non può pretendere di andare sempre e difendere, andare sul corner, difendere, cioè troppo generoso, e nel calcio bisogna dosare. Nel momento in cui imparerà a dosare, avrà molte più azioni qualitative. Mentre tante volte se facciamo un giro in più di pallone non è che ci fischiano, quindi non siamo mica a San Siro, è che non può sempre andare, poverino. Continua a insistere su questo, ma lo sta imparando, è un giocatore intelligente e calcisticamente può migliorare ancora a livello di intelligenza. Come altri giocatori, la fortuna è che tanti sono giovani, e i vecchi comunque hanno già capito per l'esperienza che hanno, ma si sono messi a disposizione, e quella è la roba importante, perché se hai il vecchio che ha fatto un determinato tipo di lavoro e poi non lo capisce, è dura, perché finché sono giovani sono delle spugne e puoi cambiare, ma il vecchio è più difficile, mentre noi abbiamo dei giocatori vecchi, questo è il dialetto, e vecchi che calcisticamente sono intelligenti. Petrovic, bene. Sì, non bella sorpresa, qua è il merito del direttore, io ripeto che se non lo conoscevo, il giocatore, nonostante il fisico, ha già dimostrato di avere un buon tasso di velocità, ha fatto 2 o 3 sterzate importanti, tecnicamente c'è, deve solo anche lui imparare 2 o 3 movimenti per far meno fatica, ma per il momento è già tanto quello che ha capito. E quindi è importante proseguire e non mollare niente, come ripeto, fa sempre piacere la vittoria, però non conta niente, è calcio d'agosto, quindi pensiamo a fare una bella settimana tipo per migliorare ancora sempre. Manca poco al debutto ufficiale, sì. Ti chiedo se quella che abbiamo visto quest'oggi dal primo minuto è la formazione tipo. Ma sì, avremmo squalificato Pippo Lora, l'ho messo per comunque un giocatore che deve anche lui fare minutaggio. Sicuramente ovviamente non giocherà, e quindi abbiamo loro due, perché appunto Galli è fuori e Latti, e quindi non c'è tanta scelta, però non stanno facendo bene quello che abbiamo provato. Ho cercato sempre in tutte le mie chiedevoli, avete visto che non ho mai tenuto la stessa coppia dei mediani, non ho mai tenuto gli stessi tre difensori, proprio perché voglio che cominciano a conoscere le caratteristiche, cambiando il compagno di fianco, perché il calcio di adesso vuole i 5 cambi, e quindi non puoi a non cambiare, non puoi portare avanti 12-13 giocatori come nel calcio vecchio di una volta, cambiava tutto, è diventata una partita di basket, quindi dobbiamo essere tanto svegli, soprattutto noi allenatori. Ecco, a centrocampo abbiamo perso, tu non c'eri l'anno scorso, abbiamo perso esperienza, abbiamo perso probabilmente capacità di leggere azioni, hai parlato anche tu di Masini ogni tanto un po' affrettato nelle scelte, però insomma come giudichi? Magari sono magari delle scelte un po' frettolose, nel momento in cui invece magari il giocatore più esperto riesce a vedere quel paio di giocate in più, però fa parte dell'età, ma comunque abbiamo dei giocatori che hanno parecchie, nonostante la giovinezza, hanno parecchie partite in Serie C, da Masini a Ricci, a Latti, a Craia, sono tutti giocatori che i campionati li hanno vissuti, e è una bella cosa. Ecco, manca Molei. Molei, mi dispiace, ho tentato di fargli cambiare idea, però l'ho visto convinto, e purtroppo è questa cosa che
che non gli permette di correre, di essere sciolto come vuole, ha un continuo dolore. Lo capisco, a me è successo negli ultimi anni di carriera, lui ha 23 anni, sarebbe un po' troppo presto. Prendiamo qualcosa anche dal punto di vista tecnico, oltre che umano? Beh, sicuramente abbiamo perso un elemento, e già con l'infortunio di Galli, insomma, siamo un po' cortini, ma cerchiamo di adattare bene qualche altro giocatore, ma per il momento ci siamo, supportiamo e stiamo vivendo un bel momento, perché appunto a me interessa che queste partite qua finiscano senza infortuni, quindi è la roba più importante, poi che si vinca si perda adesso. Lo porta via il vento. Del giudizio, doppio trequartista nel primo tempo, doppio punta nella ripresa. Sì. Sì, è un po' quello che stiamo ricercando, può avere caratteristiche diverse, anche a gara in corso. Capiterà a volte che avremo bisogno di giocare con della gente rapida, veloce, e a volte avremo bisogno della potenza fisica in area di rigore, che corrisponde, dobbiamo andare un pochettino più al cross, quando soprattutto abbiamo le torri davanti. Però stiamo cercando di trovare questo. Io credo che oggi abbia fatto una buona partita, non mi aspettavo neanche una buona tenuta atletica, mi sembra. E bene, io sono soddisfatto di oggi, al di là del risultato che oltretutto è arrivato un pochettino così, frutto di partite amichevoli. Diciamo, con un rigore generoso, vuoi dire? Sì, però c'è stato un infortunio del portiere, che ci sta a questo livello. Meglio subirle adesso, un rigore. Vabbè, dispiace, perché perdere non fa mai piacere, però non si è perso per il gioco. Certo. Assolutamente, anzi credo che si sia visto qualcosina di interessante, chiaro, dobbiamo essere un po' più incisivi, ci mancano gli ultimi 15-20 metri, dobbiamo migliorarlo. Il tuo continuo puntalo, puntalo. Sì, perché siamo sempre alla ricerca un pochettino degli spazi, e quando riusciamo con difficoltà, oltretutto contro l'Ecco che gioca praticamente a uomo, riuscire a trovare degli spazi, poi bisogna sfruttarli, ancora la gamba non è perfetta per poterlo fare, ma io gliela devo mettere dentro. E quando staranno meglio sono sicuro che punteranno. Giacomo Venturi costantemente l'uomo in più in difesa per iniziare l'azione. Sì, glielo sto chiedendo, ma dipende da partita a partita. Onestamente questa, quando una squadra avversaria gioca a uomo, mm-hmm. il giocatore è libero e il portiere. C'è poco da fare. E quindi bisogna saperlo sfruttare, bisogna dargli delle giocate. Ed è stato molto bravo, perché sicuramente non è abituato, sia lui che Voltolini, lo stanno cercando di fare. Secondo me lì accrescerà anche nella loro professione. Chiaro che non sarà sempre così, io non sono un maniaco del gioco del portiere. Se però si riesce a metterlo dentro in determinate situazioni, mi piace che la squadra lo possa utilizzare. Poi Jack, ma anche Volto, hanno dei buoni piedi per essere portiere, quindi perché non sfruttarlo? Nonostante i miei 42 anni di calcio non capisco ancora niente, e quindi non tocca a me scegliere lo schema per domenica. Due trequartisti o due punti? Onestamente devo visualizzare il Piacenza, dobbiamo vederlo, devo vedere i giocatori che ha cambiato rispetto all'anno scorso, e quindi c'è uno studio della settimana. A me interessa avere la possibilità di sceglierlo. È che al giorno d'oggi credo che sia importante avere questa possibilità, e quindi l'importante è avere i ragazzi a disposizione. Quando hai i ragazzi a disposizione ti puoi sbizzarrire e provare qualcosa di diverso. Secondo te ce li avrai tutti a disposizione domenica, o qualche uno prenderà il volo? Ma oggi io ce li ho tutti a disposizione. Quindi se qualcuno prenderà il volo, andrà all'Inate, Montessa. Sì, va bene. Chiariamo subito, Varone era effettivamente, aveva subito il colpo con Sorrentino. No, te lo chiedo perché sai, qualcheduno già ha scritto... C'è una paura folle, esatto. Se leggo questa cosa qua, io non dico la verità. Varone è stato fuori per una scelta mia... Precauzionale? No, di comportamento. Quindi è stato fuori questa partita. Rientrerà lunedì, sono scelte con l'allenatore, credo che deve essere libero di poterle fare, anche perché quando succede un qualcosa che non piace si dà una punizione come se fosse tutti altri lavori, e poi si rientra dentro con lo spirito giusto. Comunque è stato un mio atto disciplinare la partita di oggi, quindi ma mi sembra, il calcio sono cose normalissime.
sei autorizzato a odiarmi, io insisto nel dire che hai a disposizione una rosa da puntare molto, ma molto, ma molto in alto. Non mi dire che ti siano piaciute allora, se non ho capito. Ma non mi interessa tanto la partita di oggi, mi interessa la rosa della Reggiana. È una rosa importante. No, a parte gli scherzi, innanzitutto deve passare il messaggio che perdere dà sempre fastidio. E credimi che dà fastidio, poi in amichevole si deve analizzare come avviene. E abbiamo costruito la squadra cercando caratteristiche diverse e dobbiamo, la mia capacità è quella di sfruttarle al massimo, e poi io credo che arriva tutto di conseguenza. Le partite saranno difficili, quando cominceremo le partite con i tre punti ci sarà uno spirito completamente diverso da parte di tutti, ma perché la concentrazione si alza tantissimo. Credo che arriveremo con una condizione un pochettino diversa, noi questa settimana abbiamo caricato molto. Oggi comunque tre giocatori hanno fatto 90 minuti, il 13 di agosto non era nelle previsioni di fare questo. Abbiamo messo un'altra amichevole mercoledì prossimo, appunto per la partita che abbiamo fatto a Brescia, perché a quella partita di Brescia ci ha tolto parecchio. Perché oggi siamo andati in difficoltà, giustamente, sappiamo adesso dove possiamo andare a lavorare. Potevamo anticiparla di qualche giorno, questa cosa, e non è potuta avvenire. Meglio così che non sia avvenuta, meglio così che non sia successo soprattutto nulla. Senti, l'ultima nota che ti lascio ai colleghi, hai detto quando ci saranno i tre punti sarà tutto diverso, però anche domenica. Ma certo, no. Quando parlo di tre punti, sì. Ecco, quando parlo di tre punti, scusate, parlo quando ci sono delle gare ufficiali, dove sia noi, ma soprattutto anche l'avversario, mette in campo sicuramente qualcosa di più. Devo dire che oggi il Lecco è una squadra che ha fatto una buona partita, ha uno schema chiaro, e noi abbiamo cercato di eluderlo con le nostre capacità. Credo che soprattutto nel primo tempo si sia visto delle belle trame, un buon gioco, e alla fine abbiamo cercato anche di recuperare la partita. Abbiamo preso una traversa, qualche bella occasione, non ce l'abbiamo fatta, dobbiamo tenerla lì e prepararci per dopo, per la partita di domenica. Ma il calcio moderno è a uomo? Sì, perché è un uomo non di una volta erano, giocavi a uomo all'indietro, adesso giochi a uomo in avanti. È una bella differenza. Ti ringrazio. Grazie. Ecco qua, dunque, l'intervento di Mirko. Volevo solo chiedere come ha trovato l'Eco quest'oggi, anche rispetto all'ultimo che aveva incontrato. Direi che l'ho incontrato molto diverso, ma perché chiaramente c'è un altro allenatore che credo che stia dando un'idea diversa alla squadra. Vedo che guardano molto in avanti, provano a recuperare la palla in avanti, ha qualche caratteristica diversa rispetto all'anno scorso, però è una squadra che ha delle buone qualità. Sul momento che farà un bel campionato questa squadra, perché se mantiene questo spirito e se poi sarà aiutata anche dai risultati, è lo schema giusto. È cambiato anche il girone? Sì, è cambiato il girone, poi si può discutere se un girone è più forte di un altro, ma l'anno scorso ci ha dimostrato che il nostro girone che sembrava il più debole in assoluto ha portato quasi tre squadre nelle semifinali, perché noi del Renate non ce l'abbiamo fatta per pochissimo, ma erano Alessandria, noi e Albino Lef nelle ultime quattro. Quindi piano fare giudizi sul girone, uno più facile, uno meno facile dell'altro. Credo che tutti i gironi abbiano le loro difficoltà. Il nostro reputo un girone difficile, ma dove si deve fare punti, si deve giocare. Tutti i gironi hanno, secondo me, tra le 3, 4, 5 squadre che, tra virgolette, punteranno a vincere. E poi, come ogni anno, ci saranno squadre che saranno outsider. È sempre stato così.